Abbiamo visto ieri le decisioni dell'ECB sul QE, sulle decisioni della Banca Centrale Europea sul quantitative easing, e abbiamo anche visto come l'euro stia recuperando un proprio posizionamento rispetto al dollaro. Questi quattro fattori, piano investimenti, comunicazione sulla flessibilità, dollaro-euro, QE, sono argomenti molto molto importanti accaduti nel giro dell'ultimo mese. Magari non sempre abbiamo le stesse opinioni sulle questioni economiche, come è naturale. Angela e io veniamo da due storie diverse, da due partiti politici diversi, ma credo che siano il simbolo di un compromesso importante, significativo, i primi segnali che io giudico come positivi. Tutto questo, tutti questi cambiamenti che la politica economica europea sta vivendo non devono però far fermare o bloccare il percorso di riforme che i singoli paesi stanno facendo. Io parlo del mio, non parlo degli altri paesi.